Ritorno amaro per il Castelnuovo Mano, che torna a giocare tra le mura amiche e cede per 1-2 contro il Vasto Girardi alle reti di Alagia e Guadalupi. Risponde D'Egidio, prova sontuosa dei neroverdi che in 10 ci hanno provato fino alla fine contro un Vasto Girardi cinico, bravo e ordinato. Dopo un avvio contratto, la prima azione degna di nota è di Marco Teramana. Casimirri sforbiciata pregevole ma ribattuta allo stesso numero 2, si avventa sul pallone vagante ma non riesce a inquadrare il bersaglio grosso. I neroverdi alzano i giri del motore, D'Egidio in becca foglia che sfiora solamente l'1-0. Gli altomorisani si affacciano al 23esimo su ripartenza Salatino con una serie di finte entra in area. Casimirri riesce a salvare i suoi in corner, poco male per i gialloblu. Alla mezz'ora guida funambolico, scatena il caos in area sulla ribattuta Alagia, tutto comodo, in sacca il gol del vantaggio. Nell'ultimo giro di lancette della prima frazione i ragazzi di Mister Di Fabio provano a pervenire alla parità. Lorenz Mili però spizza, ma solamente sul fondo. Dopo 120 secondi nella ripresa piove sul bagnato. In casa Castelnuovo, foglia sguscia in aria e cade a terra per Fichiera di Milano e simulazione, e combina il secondo giallo all'attaccante di casa che lascia i suoi in 10 tra le furenti proteste dei locali. La partita si incattivisce. Lorenzo Emili si allaccia con un avversario nei 16 metri avversari e cade a terra dolorante per il fischietto Meneghino, semplice corner. Dalla battuta dalla bandierina, lo stesso numero 10 incorna sul fondo. Nonostante l'inferiorità numerica, i padroni di casa ci provano con tutte le loro forze a impattare la contesa, ma al 20esimo arriva il colpo del virtuale KO. Guadalupi estrae dal cilindro il classico coniglio, bacio al palo e pallone in buca d'angolo per il raddoppio dell'11 di Mister Prosperi. Il Castelnuovo però non ci sta, D'Egidio si mette in proprio e a giro va un passo dal gol dell'1-2. Sempre il numero 7 ci riprova alla mezz'ora, Di Sasio blocca l'inzuccata, a 5 dal termine il Vasto Girardi cerca il tris, Ruggeri dei 40 metri impegna Natale in volo plastico sul capovolgimento di fronte da distanza ancora più siderale, e D'Egidio a trovare il gol della speranza beffando Di Stasio dal cerchio di centrocampo. Nel finale i neroverdi cercano con tutte le proprie forze il 2-2, ma non succede più nulla. Ritorno amaro in campo per il Castelnuovo, che cede stoicamente contro un Vasto Girardi bravo, cinico e ordinato. No, ma che potessimo avere qualche difficoltà a livello fisico dopo tanti giorni senza giocare, questo l'avevamo preventivato, ma la squadra ha retto bene per tutta la partita. Il discorso è che ritorniamo sempre a quello che stava accadendo prima, non è cambiato niente perché la partita è in bilico, è equilibrio assoluto il primo tempo, anzi abbiamo avuto prima noi delle occasioni per andare in vantaggio, poi dopo secondo tempo nel maggior momento di pressione nostro un episodio che io dalla panchina ho sentito il rumore delle scarpe che si sono incrociate, e addirittura il rigore non ce lo dà e ci dà l'espulsione del nostro giocatore. È normale che poi rimane in 10, no? Nonostante ci siamo rimasti, abbiamo cercato di giocarla fino alla fine. Rivincite? No, sicuramente abbiamo perso male quella partita e non ci era piaciuto come l'avamo fatta, sì, questo è poco ma è sicuro. Non avevamo rivincita, volevamo fare i punti perché noi ci servono per salvarsi, che è ancora lontanissima la salvezza, quindi il campionato è durissimo. Anche Castelnuovo comunque ha fatto la sua partita, è stata una partita molto difficile, nessuna, solo che ci servono i punti, niente di particolare, nel senso che io credo, almeno poi il mio pensiero, che quando hai delle squadre giovani comunque ci vuole il lavoro, ci vuole il tempo per prendere consapevolezza, per crescere. E poi io lo dicevo anche prima, quando nelle prime 5 partite mi sembra abbia fatto 3 punti, io ero comunque molto contento delle prestazioni, abbiamo fatto tutte buone prestazioni e quindi bene, i ragazzi stanno crescendo tutti, anche chi sta giocando meno, e mi dispiace perché sono dei ragazzi d'oro che stanno lavorando tantissimo, però ripeto, il nostro percorso non è finito perché la salvezza è lontanissima.